Radio Sound con voi. Allora, si parla in questi giorni di acqua in tante versioni, un po' per la siccità che ci circonda, un po' perché l'IREN anche parla di risparmio proprio dell'acqua, cioè è uscita. Adesso parleremo con Antonio Manente, che è addetto stampa dell'IREN, e ci parlerà proprio di quello che avete comunicato, insomma, di cosa bisogna fare con l'acqua quest'estate. Usarne poca sicuramente, giusto? Innanzitutto buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Sound. Diciamo che tutti gli anni noi, in concomitanza della stagione estiva, diamo i consigli per risparmiare l'acqua, perché l'acqua è un bene primario e deve essere risparmiata, perché è anche giusto che questa risorsa venga utilizzata con coscienza. Quest'anno si è evidenziato un problema in più. Infatti, questa mattina il sindaco di Piacenza ha emanato una ordinanza nella quale ha messo delle limitazioni all'utilizzo dell'acqua potabile. Ecco, quindi comunque, non è soltanto infatti questa volta dei consigli, ma c'è proprio un'ordinanza specifica, sia per un problema idrico generale. Abbiamo parlato col presidente di Confagricoltura, questi bacini che non hanno acqua, quelli che ne hanno invece che poi non vengono versati da queste parti ma vanno verso Genova. Quindi anche voi come IREN dovete limitarvi o aiutarci noi utenti a limitarci nel consumo. Principalmente cosa va fatto? Quali sono le situazioni in cui non va usata l'acqua o dove dobbiamo limitarci? Ecco, facciamo un sito. Allora, sì, guarda, quello su cui incide l'ordinanza comunale è che ha vietato il sindaco l'utilizzo dell'acqua per l'irrigazione, l'innaffiatura e il lavaggio degli automezzi, delle strade, dei cortili. Questo è quello che dice l'ordinanza. Ma al di là della ordinanza ci sono dei piccoli comportamenti utili che tutti quanti possono seguire per razionalizzare l'utilizzo senza dover per questo rinunciare, voglio dire, a tanto. Ad esempio, se uno mette nei rubinetti, si installano i frangigetto, applicando questi dispositivi a rubinetto si può ottenere un risparmio d'acqua di circa 6.000 litri d'acqua per una famiglia di 3 persone all'anno. Che è tantissimo. Sono quegli aggeggini, insomma, che si mettono sotto, che io ho sempre fatti con la rete poi di metallo, insomma, che si trovano in tutti i supermercati, costano veramente poco, ti permettono di avere un'acqua che fluisce insieme all'aria, quindi fa un effetto migliore, tra l'altro esce anche meglio e serve anche a risparmiare. Quindi questo è un accorgimento minimo che possono fare tutti. Poi le dico un altro accorgimento, ad esempio, è quello di conservare qualche bottiglia di acqua nel frigorifero. Molto spesso che cosa si fa? Si apre il rubinetto fino a quando l'acqua diventa fresca per poi metterla in tavola. È sufficiente dare una sciacquata alla bottiglia e mettere una bottiglia di acqua in frigorifero e noi abbiamo risparmiato 1.000 litri di acqua all'anno. Esatto, tra l'altro che acqua buona, perché quella che scende è l'acqua potabile. Qui c'è tutto, poi si aprirebbe un gran mondo con il confronto anche con le acque minerali. Questo comunque è un ottimo consiglio, tenetevela fresca. A parte che io poi dico invece dalla parte della salute, dico fa bene anche a temperatura ambiente l'acqua, non è che andrebbe bevuta poi molto fredda, quindi andrebbe bevuta proprio la temperatura che abbiamo per toglierci la calura, quindi aggiungo anche questo. Consiglio, vai. L'altra sera ho quasi litigato con la mia dolce metà, perché lei lavava la frutta e la verdura, ho detto scusa, ma quell'acqua tienila, no? La utilizziamo per innaffiare i geranei, ma è acqua sporca, ma i geranei va benissimo e quindi voglio dire, se noi laviamo l'insalata, tutta l'acqua che noi utilizziamo per lavare l'insalata può essere riutilizzata per dare l'acqua sul balcone, non soffrono le piante, anzi sono molto contente. Esatto, questa è anche un'altra ottima, piccole idee, piccoli accorgimenti. Io penso che se tutti ci mettiamo lì a pensare come risparmiare o come riutilizzare appunto l'acqua che abbiamo, con cui abbiamo appunto lavato la frutta, ne abbiamo già usufruito, però può avere un uso diverso dal potabile, per me ci vengono in mente tante idee. Ringrazio Antonio Manente di IREN, l'ha detto stampa, quest'estate l'acqua consumiamola con giudizio, al di fuori dell'ordinanza. Io dovevo dare una comunicazione di servizio, un'ultima cosa, per coloro, i cittadini residenti che hanno
piscine, va bene, prima di riempirle devono prendere, questo dice l'ordinanza, contatto con i reti. I numeri di telefono sono 0131 037 949, ripeto 0131 037 949, oppure inviare una mail a posta@ireti.it. Questo perché l'ordinanza prescrive che prima di riempire la piscina debba essere concordato preventivamente, debbono essere concordate le modalità e le precauzioni. Anche perché ormai le piscine, diciamo, quelle, come si può dire, un po' autocostruite, sono veramente tantissime, e quindi è giusto anche che ci sia questo atto, questo fatto di concordare l'utilizzo dell'acqua. Ringraziamo Irene, Antonio Manente, e buona acqua a tutti. Cioè, usiamola con giudizio, piscine riempiamo, ma insomma, anche lì facciamo le cose fatte per bene. Grazie Antonio Manente. Grazie, buona serata.